Ciao a tutti! Oggi vi parlerò del Cenacolo di Andrea del Castagno che si trova nel complesso di Santa Pollonia a Firenze. Il Cenacolo, come vedremo, appartiene a una serie di opere dello stesso soggetto che si trovano nell'ambiente fiorentino. Quello di Andrea del Castagno si caratterizza per essere il primo Cenacolo rinascimentale. Innanzitutto è interessante vedere perché Andrea del Castagno si chiama così. Perché in realtà Castagno non è il cognome dell'artista, Andrea di Bartolo di Bargilla, questo era il suo nome originale, nacque attorno al 1417 nella località del Mugello chiamata Castagno, appunto, quella che oggi è una frazione del comune di San Godenzo, a nord di Firenze, a circa 50 km dal capoluogo. È anche interessante la versione che ci riporta Vasari della vita del pittore. Riprendendo un topos che troviamo nella vita di Giotto, si dice che Andrea del Castagno fu trovato nella campagna a disegnare e che il nobiluomo Bernardetto de' Medici decise di portarlo a Firenze. E se Castagno non fosse bastato a rendere simpatico il nome del pittore, dovete sapere che Andrea, arrivato a Firenze, fu conosciuto essenzialmente con l'appellativo di Andreino degli Impiccati. Andreino probabilmente perché era minuto di corporatura o comunque giovane, degli Impiccati perché? Perché dovete sapere che all'epoca a Firenze era usanza di rappresentare le figure di uomini su cui pesava la condanna di impiccagione e questi venivano solitamente raffigurati su alcuni edifici importanti, come quello del Podestà, che era il Bargello. Il Bargello era il comando di polizia. Il nostro Andreino fu impegnato a realizzare la rappresentazione di alcuni membri della famiglia degli Albizzi e degli Strozzi. Dopo che Cosimo il Vecchio, che ricordiamo era stato esiliato proprio ad opera degli Strozzi e degli Albizzi, tornò a Firenze. Ebbene, quando Cosimo il Vecchio tornò nel 1434 da Venezia, alcuni membri della famiglia degli Albizzi e degli Strozzi furono condannati all'impiccagione. Ma intanto che venissero ritrovati, poiché erano latitanti, allora le loro figure spiccavano sulle pareti del Bargello. In seguito, Andrea del Castagno lo ritroviamo a Venezia, dove nel 1442 realizza assieme a Francesco da Faenza alcune figure di evangelisti per la cappella di Sant'Arasio nella chiesa di San Zaccaria. Pensate che all'epoca divenne tanto apprezzato a Venezia che fornì alcuni cartoni per le storie della Vergine per la importante Basilica di San Marco. Tornato poi a Firenze nel 1444, Andrea aveva sicuramente raggiunto una discreta fama. Se verrà incaricato di dipingere un Giglio fiorentino su una cassa degli organi che sormontavano, pensate, le cantorie del Duomo fiorentino, cioè quelle di Luca della Robbia e di Donatello, che oggi conserviamo nel Museo dell'Opera del Duomo. Ma poi c'è da ricordare soprattutto uno dei cartoni che egli realizza per una delle vetrate del tamburo della cupola. Ma veniamo ora al Cenacolo di Santa Apollonia. Perché è così importante? Allora, innanzitutto c'è da dire che non è il primo cenacolo che viene dipinto a Firenze, ce ne sono almeno altri due che cronologicamente sono precedenti a quello di Andrea del Castagno. Ricordiamo quello di Taddeo Gaddi, dipinto nel refettorio della Basilica di Santa Croce tra il 1345 e il 1360. E poi un altro, anche se si conserva frammentario, nel refettorio del complesso di Santo Spirito, dipinto da Nardo di Cione tra il 1360 e il 1365. In questi due importanti cenacoli fiorentini, quello che vediamo è sì la rappresentazione dell'ultima cena, quindi Cristo con gli apostoli che siede al tavolo prima della sua passione, però possiamo vedere in questi due casi che viene data maggiore importanza al tema della crocifissione, che in effetti sovrasta la scena dell'ultima cena. E per di più troviamo anche l'affiancamento di altre scene a soggetto monastico, come per esempio a Santa Croce vediamo gli episodi della vita di San Francesco e poi a Santo Spirito vediamo la rappresentazione di alcuni santi appartenenti all'ordine agostiniano. Nel Cenacolo di Andrea del Castagno vediamo che invece vi è una distribuzione più omogenea dello spazio, dove viene data uguale importanza alla scena dell'ultima cena, assieme alla crocifissione, poi alla deposizione e alla resurrezione. È certamente curioso il modo anomalo in cui sono state rappresentate due scene, cioè quella della deposizione nel sepolcro e della resurrezione. Noi solitamente leggiamo le scene da sinistra verso destra, no? Come la lettura di una pagina di un libro. Ma in questo caso vediamo che la resurrezione precede la deposizione, perché noi abbiamo a sinistra la resurrezione, poi al centro la crocifissione, mentre invece a destra abbiamo la deposizione.
Perché questo? Perché c'è questa anomalia? Ebbene, qualche studioso ha fatto notare la possibile analogia che si può trovare tra questa grande parete affrescata del refettorio di Santa Pallonia con le scene del giudizio finale, poiché quello che si vede nel giudizio è un'importante distinzione tra la destra e la sinistra, dove alla destra del Cristo giudice noi abbiamo gli eletti e quindi coloro che avranno vita eterna, coloro che saranno, come dire, ammessi alla resurrezione dell'anima e del corpo, mentre invece vi è una condanna al fuoco eterno per le anime che sono proiettate verso la sinistra del Cristo giudice. Qui possiamo trovare qualcosa di simile, poiché alla destra del Cristo c'è la vita eterna, l'immagine della risurrezione, mentre invece alla sinistra della crocifissione vi è solamente la condanna alla morte eterna. La parte superiore della parete nord del refettorio non si conserva in maniera ottimale. Andrea del Castagno fu chiamato nel 1447 a realizzare questa serie di rappresentazioni con l'ultima cena, la crocifissione, la deposizione nel sepolcro e la resurrezione. Alcuni studiosi, tra cui John Richard Spencer, hanno fatto notare che tra le monache della comunità di Santa Pallonia vi erano all'epoca alcune che appartenevano alla classe mercantile fiorentina. Tra queste compaiono i nomi di Pucci, Darabatta e Portinari. Quest'ultima avrà un ruolo importante come famiglia, soprattutto come patronato, per alcuni lavori che Andrea del Castagno realizzerà nel complesso di Santa Maria Nuova, lì nella stessa chiesa dove sappiamo la famiglia Portinari avrà una cappella di patronato dove verrà installato il famoso trittico che oggi abbiamo agli Uffizi. Si è osservato come Andrea del Castagno in questa scena aderisca strettamente a un passo del Vangelo di Giovanni, dove è scritto: dopo che egli aveva annunciato che uno di loro lo avrebbe tradito, uno dei discepoli, quello che Gesù amava, si trovava a tavola a fianco di Gesù. Simon Pietro gli fece cenno di informarsi chi fosse quello di cui parlava, ed egli, chinandosi sul petto di Gesù, gli disse: «Signore, chi è?» Rispose Gesù: «È colui per il quale intingerò il boccone e glielo darò». E, intinto il boccone, lo prese e lo diede a Giuda, figlio di Simone Iscariota. Gli disse dunque Gesù: quello che devi fare, fallo presto. Come realizza il cenacolo Andrea del Castagno? Il pittore immagina la scena dell'ultima cena come una sontuosa scatola prospettica. Vi è questa grande sontuosa tavola rettangolare. Noi possiamo vedere le linee del pavimento, del soffitto, le cornici delle pareti che incastonano preziosi pannelli di marmo e che costituiscono le direttrici per guidare l'occhio del visitatore. Anziché descrivere ciò che si deduce dai Vangeli, ovvero una sobria stanza dove con i discepoli di Galilea Cristo celebra la Pasqua ebraica, noi abbiamo un salone tutto decorato di marmi che ci ricorda gli ambienti dei simposi della Roma antica. Ogni dettaglio di questa che sembra illusivamente una camera di formato quadrato non è rappresentato per caso dal pittore. Vediamo come ad esempio Giuda è seduto dall'altra parte del tavolo, il che ci aiuta subito a identificarlo, ed è inoltre raffigurato con quelle connotazioni negative che ormai facevano parte della tradizione artistica, cioè carnagione scura, capelli scuri. Se volessimo dimenticare per un momento che si tratta degli apostoli, ciò che è facilmente ravvisabile grazie al fatto che hanno capelli lunghi e barbe lunghe, noi potremmo riconoscere in queste figure dei gesti solenni quasi dei togati romani, quindi quasi che noi ci trovassimo all'interno del Senato. In effetti le citazioni antiche sono tante, pensiamo ad esempio alle Sfingi, vediamo anche poi questa serie di riquadri con marmi antichi. Si era già affermata da tempo questa tradizione di richiamare l'architettura imperiale. Pensiamo ad esempio all'immagine della Trinità che fu affrescata da Masaccio in Santa Maria Novella, ma pensiamo anche ai cartoni che lo stesso Andrea del Castagno aveva lasciato per i mosaici di San Marco a Venezia. Ma ricordiamo che quella delle incrostazioni marmoree sarà una costante dell'arte di Andrea del Castagno. Pensiamo ad esempio alle famose figure degli uomini illustri che lui realizzerà per la Villa Carducci a Legnaia e che oggi si conservano alla Galleria degli Uffizi. Ormai siamo in quegli anni
dove la tradizione antica sta esplodendo nell'arte fiorentina e le citazioni sono numerosissime. Grazie anche al contributo di Eva Maria Landin, una ricercatrice dell'Università dell'Alabama, sono stati riconosciuti i tipi di marmo che decorano l'ambiente. Ecco, si è potuto vedere che vi sono sia marmi toscani, ma anche marmi esotici provenienti dall'Africa. Abbiamo ad esempio il serpentino, il cosiddetto fior di pesco, oppure l'africanone, ma certamente una simbologia importante l'ha il porfido rosso. Come ben sappiamo, sin dalla tradizione egizia, il porfido era collegato a una natura regale. In epoca tardoantica noi vedremo spessissimo l'utilizzo del porfido per la realizzazione dei sarcofagi imperiali. In questo contesto, dunque, il colore rosso del porfido da una parte rimanda al corpo e al sangue di Cristo, che nel Cenacolo sono il pane e il vino che Gesù condivide con i suoi discepoli, e dall'altra richiama quindi l'immagine di una sepoltura. Il fatto che qui siamo in questa scatola marmoria ci fa pensare anche al fatto che ci troviamo all'interno di un ambiente sepolcrale, e infatti queste scatole marmoree compaiono anche nelle due scene soprastanti, cioè quella della deposizione nel sepolcro e quella della resurrezione. Quindi questo proprio per enfatizzare il trionfo dalla morte e anche la fuga dalla freddezza della morte, possiamo dire, che è anche la freddezza del marmo. E infine ricordiamo che quegli stessi marmi, quelle stesse citazioni antiche che noi troviamo in questo cenacolo e poi soprattutto nella scena della risurrezione, arriveranno certamente a suggestionare un grande pittore del Rinascimento italiano come Piero della Francesca, che ricordiamo quasi negli stessi anni era a Firenze. Anche lui lavorerà al complesso di Santa Maria Nuova, dove Andrea del Castagno ci lascia una bellissima crocifissione, e lui si ricorderà di queste suggestioni quando realizzerà la famosissima Resurrezione che si trova nel Palazzo Comunale di Sansepolcro, un'icona di tutta l'arte italiana e una delle opere più note di Piero della Francesca. Le opere di Andrea del Castagno faranno scuola. Pensiamo anche all'originalità delle soluzioni di Andrea del Castagno proprio per quello che ha a che vedere con i cenacoli, tanto che questo, il primo cenacolo rinascimentale, il primo cenacolo realizzato secondo le regole prospettiche, sarà appunto il primo di una lunga serie di cenacoli che noi vedremo nell'arte fiorentina tra il 4 e il 500. Io con questo vi saluto, vi invito ad iscrivervi al mio canale YouTube e a mettere un like a questo video se vi è piaciuto. Appuntamento alla prossima. Ciao!